troppa emozione. Questa è una sfida. Mi verrebbe da cantarvi questo. Poveretto Musumeci, ti prendono per il culo e non ti rendi conto, allora te ne devi andare a fare bip. Senta, sindaco. Bip, bip. Ascolti, lei si è definito bandista. Bandito. Dal punto di vista musicale. Bandito. Bandito. Però nel senso che le piace stare assieme a tanti altri musicisti, ma in politica sembra invece un solista. Ma il direttore d'orchestra in genere è un ruolo delicato e anche un ruolo generoso che richiede una esperienza abbastanza forte. Io ho dimostrato finora di essere un buon direttore d'orchestra, perché dove ho governato la metropoli di Fiume di Nisi, comune montano di 1000 abitanti, e ho lasciato dopo di me una squadra che sta facendo meglio di me. Dopo ho governato il comune di Santa Teresa di Riva, comune costiero di 10.000 abitanti, e ho lasciato una squadra che sta lavorando meglio di me. Addirittura il sindaco di Santa Teresa per ora è anche un deputato regionale, l'onorevole Danilo Lo Giudice. Dopo aver fatto l'esperienza a Mare Monti come la pizza, sono andato a finire a governare Messina, dove dicono che sto lavorando bene con una squadra. Quello che si dice di me è ovviamente una cosiddetta notizia della casta. Io non posso stare in compagnia di chi ha rovinato la Sicilia e continua a rovinare la Sicilia. Quindi puntiamo a un'isola felice, qui Peter Pan, quella di una Sicilia radicalmente diversa. Ci riusciremo? Ve lo vedremo. Per ora sono candidato a partecipare a Sanremo, ho mandato un brano e spero ovviamente di avere questa possibilità. Poi verrà il resto. Senti, con Salvini, con cui prima aveva un flirt, adesso... Io sono molto desiderato, non solo da Salvini, ma il tema non è essere desiderato, è non diventare oggetto di desiderio spregiudicato anche. Questo è fondamentale. Non adoro le logiche del battesimo romanocentrico per poter eventualmente in Sicilia fare qualche cosa di buono, non credo a queste impostazioni e non mi appartengono. Quindi in questo momento, come ho mandato a dire già a chi si è posto il tema, ma De Luca che cavolo sta facendo? È uscito pazzo, canta. Io gli ho mandato a dire, chissà se al momento giusto De Luca ve le suona definitivamente però.